Sono tornata dalle vacanze, ragazze. Un bacio a tutti i miei nuovi iscritti che hanno superato i 600 e qualche cosa. Un bacio grande a tutti i miei vecchi iscritti, quelli che mi hanno manifestato la malinconia dei miei video. Grazie mille a tutti. Allora vado veloce perché so già, è già la seconda volta che faccio questo video e non ci sto nei 10 minuti. Questo è il mio grande problema. Comunque, vi faccio questo piccolo video per presentarvi qualche prodotto con il quale mi sono trovata benissimo e voglio consigliarvelo a voi. Si tratta argomento mare vacanze, cioè come qualche prodotto per prepararsi alle vacanze, qualche prodotto da utilizzare direttamente in vacanza. Poi vi faccio vedere qualche piccolo acquisto che ho fatto io e vi farò una domanda abbastanza importante per il prossimo concorso, per il quale naturalmente oggi è il tema, aspetterò un pochino perché non voglio fare concorsi boom 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 uno dopo l'altro, anche se comunque mi piace anche far così. Novità, questo tema del prossimo concorso che non vi svelerò ancora, non l'ho scelto io, l'ha scelta la mia dolce metà, mi ha aiutato e sono contentissima. Allora, prima di tutto, crema fango, anticellulite ai fanghi del Mar Morto, Bottega Verde, 200 ml, ve la consiglio. Questo è il mio secondo barattolo, l'ho utilizzato già da un mese, lo utilizzo già. È ottimo ai fanghi del Mar Morto, quindi funziona molto bene, a differenza di altre marche, per esempio i fanghi Guam, che sono scomodi, devi mettere il fango, devi girare in casa mezza nuda, devi aspettare che si asciughi, devi lavarlo via. Oppure della crema Guam, che ho provato anche quella l'anno scorso, ma non ho trovato i risultati come questa, quindi io vi consiglio questa, alla faccia di tutti gli altri. Molto buona, lascia la pelle molto 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 morbida e dà dei buoni risultati, devo dire la verità. Io l'ho utilizzata da una volta al giorno fino a due e ve la consiglio, ragazze. Poi, crema depilatoria della Wet, mi sembra appunto che ci sia anche in Italia, quindi ve la consiglio. Questa qui in particolare ha un dosatore molto interessante, è molto grande, sono adesso i millilitri, ragazze, non lo vedo. Comunque, la cosa interessante è che è per la pelle sensibile e poi funziona a partire da 5 minuti, quindi bisogna tenerlo su da 5 a 10 minuti, dipendenza dal pelo, e funziona molto bene. Naturalmente il profumo, come si sa, in queste creme depilatorie non è così buono, ormai dà quell'odore un po' strano. Comunque molto molto buona. Altro aggeggino che vi consiglio è questo, è il Pedeg. Io l'ho visto su Mediaset, bla bla bla, che non mi ricordo più mai come si chiama questo canale qua, ogni tanto vedo la pubblicità. Mi ha incuriosito, l'ho comprato invece invece che da loro, l'ho comprato su eBay o Riccardo, insomma, quei siti di vendita online. Molto buono, ve lo consiglio, ragazzi, molto pratico. Praticamente la limetta per il tallone del piede. È molto buono perché, cosa succede? Due terzi buoni della pelle che voi grattate dal tallone non va per terra, ma rimane all'interno, qui dentro, vedete? Questo si stacca e la pelle va a finire qui, di modo che voi sciacquate questo e bella che è a posto. Nella pubblicità dicono che non rimane tutta la pelle qui e non cade niente fuori. Non è proprio così, perché un terzo comunque va fuori, quindi non vi consiglio, come fanno vedere nella pubblicità, di farlo in camera da letto sul tappeto persiano, fatelo comunque in bagno, però è molto buono ed è pratico da portare anche direttamente in vacanza. Pedeg, ve lo consiglio. Al mare vi consiglio questo, che è un gel sole mare resistente all'acqua per i capelli. La particolarità, praticamente, questo gel vi tiene a posto i capelli perché è come un gel normale per capelli e vi protegge i capelli dal sole, dal mare, dalle salsedine e ve li lascia morbidi. Quindi questo ve lo consiglio, ragazzi, è della Bilboa, molto buono. Io l'ho utilizzato la prima volta quella settimana scorsa, mi è piaciuto. Invece la crema solare che vi consiglio io è il latte al cocco, sempre della Bilboa. Questo è già il secondo o il terzo anno che io utilizzo questo prodotto. Utilizzo normalmente la protezione 6 perché con la pelle che mi ritrovo basta e avanza. È al cocco, buonissima. Ragazze, ve lo consiglio. Poi, avevo dimenticato la crema per il corpo,
Ho comprato questa della Cleo in un normale supermercato, buonissima, dissetante, nutriente, con yogurt, aloe e frutti dell'acqua, che praticamente sono il melone e l'ananas. Ragazze, buonissima! L'ho trovata in un supermercato, 250 ml, e ha un profumo, sembra di aprire uno yogurt all'ananas e al melone, buonissimo, è molto dissetante, tanto dissetante che io la utilizzavo come dopo sole, dopo la doccia la sera. Eccola qui, ve la consiglio. Altro prodotto che invece mi sono portata dalla Svizzera era questa crema viso con l'olio di rosa moscheta della Bottega Verde. E questa ve la consiglio in modo particolare, non solo per il mare, ma comunque è un consiglio generale. È molto buona, ha un nutrimento molto, molto potente, nutre molto bene la pelle, buonissima. Anche questa un po' come dopo il sole, l'ho usata, o la mattina. Andiamo avanti, vi faccio vedere invece qualche piccolo acquisto che ho comprato in Sardegna, stupidate, però volevo farvi vedere questo carinissimo bracciale, è color salmone, fatto composto da conchiglie, troppo carino, io devo sempre comprarmi un bracciale o qualcosa per ricordarmi la vacanza. Poi ho trovato questi orecchini che suonano, stile un po' braille, però questi sono metà neri e metà argento, mi piacevano un sacco, troppo carini. Poi in pura plastica ho trovato questo carinissimo specchio, vedete? Qui abbiamo specchio normale e dietro specchio ingrandimento. È plastica, quindi sapete cosa andate a spendere, però è molto carino, è simpatico, è stabile. L'ho trovato carino, avevo bisogno di uno specchio così da mettere appunto vicino al tavolo dove mi trucco e l'ho comprato. Poi invece ho comprato questo scompartimento per i trucchi, troppo simpatico, è morbido, ha qui dei rinforzi in cartone per metterci dentro i trucchi oppure i prodotti di bellezza. Vi faccio vedere, io l'ho comprato per metterci dentro gli ombretti, per tenerli almeno un po' in ordine, eccoli qua, vedete, mettete dentro i prodotti oppure semplicemente per le vostre creme, cremine e cose del genere, tac, così avete le cose un po' in ordine, insomma. Se vi interessa questo qui, lo potrei ricomperare quando vado di nuovo in Sardegna, perché ormai l'ho trovato solo lì. Se capita ve lo ricompero, se volete lo posso mettere in palio per il prossimo concorso o per un altro ancora, vedremo. Se vi interessa lasciatemi un commento qua, molto volentieri. Ecco, questo è il mio primo video dopo le vacanze, sono state meravigliose, non vedo l'ora di tornarci. Vi mando un grosso bacio e farò probabilmente anche un video con le foto scattate in vacanza, magari un po' più là. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno richiesto la